Quanta gente ha lavorato a manufatti artistici? Oggi c'è gente che ha lavorato sulle cose italiane, di arte, di produzione, di fantasia, di creatività, il vetro, il legno, la ceramica, tante persone che hanno lavorato sulla pittura, sulla scultura, sulla fotografia, immagini che sono girate dappertutto. Senza paura, l'arte contro la paura, l'identità dell'arte contro un'arte senza identità. In questo momento è fondamentale usare la fantasia cerebrale per non cadere nella depressione. La solitudine si combatte da dentro però, perché essere soli è una sensazione interna, perché in realtà la compagnia col virtuale, con la lettura, col movimento, eccetera, si può assolutamente superare. Che ritornerà una vita intensa, sociale, artistica e culturale. Allora, il problema è che se non avete un marito parrucchiere o un marito regista come sì. Il mio, purtroppo ve la dovete fare da sola la tinta, perché lui non la sa fare. Io invece, se mi insegni, io ti faccio la ricrescita. No, è meglio che cucini. Che fai stasera? Intanto io ho lanciato un challenge a tutte le donne che per ballare a casa. Che può essere utile anche pensare, riflettere su quello che non abbiamo mai fatto, adesso che lo possiamo fare, forse cambieremo in meglio, chissà. Tornare indietro e scoprire come siamo nati attraverso una storia lunghissima che a casa si può imparare. Ho scoperto anche, per esempio, a vincere con la PlayStation, perché prima giocavo con mio nipote, adesso gioco con me stesso e basta. Che la cosa più importante della vita è la vita, perché la vita è arte. E in 40 giorni imparai a suonare la chitarra. Voi direte, beh, allora? Inventatevi qualcosa, perché di questi tempi bisogna essere soprattutto propositivi. Ascoltare musica, scrivere quello che pensiamo, quello che ci passa per la testa, insomma, cercare di passare il tempo nel miglior modo possibile. Quindi fate delle attività, non impigritevi, non mettete off al vostro cervello. Cosa sto facendo? Mi sto dando da fare, visto che dobbiamo stare a casa, mi sto dando da fare. Ci sono tante cose da fare in casa, per esempio le pulizie. Ritrovare noi stessi, le cose alle quali siamo non solo affezionati, ma quelle che ci danno realmente piacere e soddisfazione, non perdere la progettualità. Ma è importante capire in questo momento che bisogna allontanare la paura e l'angoscia, perché non servono a niente. Che decidiamo anche di fare altre cose, io voglio fare anche il karaoke. Lui non lo so se è d'accordo, ma io voglio fare karaoke in live. L'importante in diretta. È buttare fuori un po' di energie, così sta. Dobbiamo far casino anche. La contemporaneità è un concetto importante, vuol dire capire quello che sta accadendo. Il settore arte, l'arte contemporanea è un'impresa che ci consenta di capire qual è la condizione dell'arte, qual è la condizione della fotografia, che cosa ci raccontano di nuovo anche dopo la lunga clausura, è importante.